Ma dopo 10 anni le protesi io le devo buttare via, dovrò rifare un altro intervento? Allora, questo è un retaggio degli anni 80, quando per un periodo si sono messi a costruire delle protesi così sottili che dopo una decina d'anni appunto andavano incontro a rottura per usura, semplicemente per lo strofinamento contro i tessuti. Dall'ultima generazione di protesi, quando sono state inventate le anatomiche col gel coesivo, hanno fatto delle capsule più spesse, più stratificate, più robuste, questo problema non esiste più. Certo, la protesi non è eterna, ma sicuramente una protesi moderna può durare dai 20 ai 30 anni. Però qui si è rotta in questa foto. No, questa è una protesi che è stata aperta per far vedere che il contenuto non è più un liquido viscoso, ma è una vera e propria gelatina, per cui anche in caso di una eventuale rottura non c'è spandimento di silicone, perché il silicone è una gelatina che resta comunque coesa e fissa.